Buonasera e benvenuti al Ninfeo di Villa Giulia a Roma. Anzi, in realtà qui siamo nel loggiato della Mannati. Il Ninfeo è alle mie spalle, di fronte a me il cortile con l'emiciclo della villa, molto più sguarnito del solito per ragioni che comprenderete. Siamo qui per la 74esima edizione del premio letterario più ambito del nostro paese, il premio Strega. Questo è stato un anno segnato da una parola o da alcune parole: distanza, distanziamento, distanziamento sociale, distanziamento fisico. Abbiamo capito però che abbiamo degli strumenti che gli esseri umani hanno inventato, creato, degli strumenti che ci permettono di ridurre quelle distanze. Tra questi strumenti ci sono la televisione e i libri. E questa sera noi metteremo assieme questi strumenti, televisione, sto qui, mi vedete, e i libri che mi circondano e saranno, l'oggetto, il centro di questa sera per raccontare i sei libri finalisti del premio Strega e una gara, l'appassionante gara del premio Strega 2020. C'è una domanda secca che vorrei fare a Stefano Petrocchi, se gli passa il microfono, visto che Petrocchi si ricorda, mi diceva Solimine prima dell'inizio di questa diretta, anche i voti di un finalista del 1956. Però la Non domanda, esageriamo. quasi, ma rimanda però al luogo in cui ci troviamo quest'anno, perché quella lavagna è tornata qui dopo tanti anni, vero? Sì, qui il premio Strega si è svolto tra il 52 e il 63, quindi in 10 anni. Poi è rimasto nell'immaginario il Ninfeo di Villa Giulia, ma in realtà solo 10 dei 74 anni del premio si sono svolti qui. A un certo punto la giuria era diventata, da quella ampia e democratica che voleva Maria Bellonci, ancora più ampia, e quindi siamo andati a occupare il giardino di Villa Giulia, che è appunto nell'emiciclo Perché i che tu giurati sono citavi prima. Sono 660, giusto? 660 adesso e 400 amici della domenica. Quindi qui in questa balconata sopra il Ninfeo di Villa Giulia non avrebbero più trovato Esatto. posto. Sulla mia strada di ritorno incontro uno dei padroni di casa, che è il direttore di questo luogo, il Museo Nazionale Etrusco, qui a Villa Giulia. Dentro al Museo Nazionale, direttore, mi avvicino a lei, ma insomma a più di un metro di distanza ci sono delle straordinarie opere. Però io le chiederei di raccontarci e di descrivercene solo una, quella alle sue spalle. Sì, è una statua del Tevere, aveva affascinato Maria Bellonci insieme a tutto quanto il Ninfeo. Non è qui a caso perché rappresenta la sede del potere temporale di Papa Giulio III Ciocchi del Monte, così come l'Arno dalla parte opposta rappresentava il luogo da cui proveniva, Arezzo, anzi per l'esattezza Monte San Savino. Questi due luoghi idealmente sono anche i confini dell'Etruria propria. Giulio III non poteva prevedere che nel 1889 la sua villa di piacere sarebbe diventata il più importante museo etrusco al mondo. Direttore, grazie per l'ospitalità, anzitutto, lei è elegantissimo. Noi crediamo sempre di avere un'identità, però questa identità in realtà esiste solamente se esiste l'altro. Perché adesso con Corrado Augias proveremo a ragionare su un altro dei capitoli importanti sui quali, tra l'altro, immagino Valeria Parrella potrebbe tenerci per tutta la sera, e cioè che cosa è cambiato con il MeToo, che cosa è cambiato in questi ultimissimi anni. E lei ne vuole parlare con Sì, Augias? vabbè, però una cosa. Auguri! No. Perché dice fra uomini facciamo male a parlarne, però promesso che ne riparleremo anche con lei. Grazie e D'accordo. buona gara a lei. Buonasera. E nell'attesa che Zanchini ci raggiunga, consentitemi di esprimere l'auspicio, che credo sia condiviso da tutti, che l'anno prossimo ci si possa trovare in questo stesso luogo meraviglioso, ma dall'altro lato, pieno di quella folla vociante, animata, sudata, esaltata, che è una cifra del premio Strega e della nostra condizione umana in generale. Jonathan Bazzi, Febbre, 50 voti. Gianrico Carofiglio, La misura del tempo, 132 voti. Gian Arturo Ferrari, Ragazzo italiano, 70 voti. Daniele Mencarelli, Tutto chiede salvezza, 67 voti. Valeria Parrella, Almarina, 86 voti. E con 200 voti per il suo romanzo Il Colibrì, proclamo vincitore della 74esima edizione del premio Strega, Sandro Veronesi. Sandro Veronesi,
complimenti, l'avevamo detto forse per una seconda volta. Ora io in realtà mi tolgo dalle scatole, per così dire, e faccio mettiamo accanto l'ingegner Davino, presidente Strega Alberti Benevento, che porgerà a Sandro Veronesi la targa e poi quel rito della bottiglia. Credo che le tocchi bere adesso. Non c'è la folla degli altri anni, ma insomma è l'anno del Covid. Veronesi, le faccio, prima di chiudere, farle complimenti, solo una domanda. Nella conferenza stampa Sandro Veronesi ci aveva detto: nel 2006 quando vinsi diluviava, spero che diluvi. In realtà quest'anno ha anche una edizione molto particolare. Lei vince solo in condizioni estreme. A quanto pare sì, ma è una caratteristica degli italiani di rendere con la pistola alla tempia. In questo sono un italiano vero. Sandro Veronesi, complimenti. Grazie. È il vincitore della 74esima edizione del Premio Strega. Grazie per averci seguito e ci vediamo l'anno prossimo.